Mi chiamo Stefania e ho un grande desiderio che mi porto dentro da quando avevo 15 anni. Questa sono io, più o meno a 5 anni. Questa sono sempre io, a 5 anni, con la tigna che mi contraddistingue ancora oggi e la voglia di non mollare mai. E questa sono io, a 15 anni. Questa è la mia famiglia. Proprio quando avevo 15 anni, un uragano si è abbattuto su tutti noi, un uragano chiamato problema di salute mentale. Non entrerò nel dettaglio, ti basti sapere che quando uno o entrambi i genitori iniziano ad avere un problema di salute mentale, è difficilissimo per loro, ma è difficilissimo anche per i figli, specialmente se sono minorenni. Si iniziano a provare sentimenti molto molto contrastanti e difficili da esprimere e ci si ritrova spesso soli a gestirli. Tantissimi figli si sentono in colpa per il malessere del genitore ed è per questo, per aiutarli ed aiutare la ragazzina che sono stata, che ho scritto questo libro che si chiama Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va ed è una mini guida alla sopravvivenza per figli e genitori con un disturbo mentale. Ed è qui che entri in gioco tu, perché io questa mini guida la devo far arrivare a tutti i ragazzi e le ragazze in Italia che ne hanno bisogno. Li devo raggiungere nelle scuole, dovunque, quindi mi occorrono fondi per ristampare tante copie e per poterle spedire e donare alle biblioteche delle scuole, alle biblioteche cittadine e non solo. Ma voglio fare di più, io voglio anche incontrare questi ragazzi nelle scuole, voglio incontrare i loro insegnanti e le loro famiglie. Con la mia associazione COMIP, Children of Mentally Ill Parents, vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e di resilienza. Perché non è possibile nel 2019 avere ancora paura a parlare di salute mentale. Questo stigma che sta dentro le nostre teste è molto radicato, ma sta facendo soffrire inutilmente un sacco di persone nel mondo. Quindi noi in Italia vogliamo lanciare un messaggio potentissimo e cambiare tutto questo. Quindi qualsiasi contributo tu potrai darmi mi aiuterà ad arrivare all'obiettivo. E ti dirò di più, se la condividi questa iniziativa, questa campagna con i tuoi amici, familiari, colleghi, vicini di casa, chi ti pare, noi questa battaglia la vinciamo. E io ti ringrazio e conto su di te.